Ragazzi, buongiorno. Allora, in questo video vi darò 7 step per smettere di procrastinare o comunque aumentare la vostra produttività. Dato che tutti noi abbiamo 24 ore al giorno e tutto sta nel come gestiamo queste 24 ore per raggiungere gli obiettivi che vogliamo raggiungere, per raggiungere i risultati che volete raggiungere. Per cui saranno 7 step, non sono in ordine di importanza, sono tutti fondamentali secondo me e non sono tutti un fai questo, fai questo, fai quest'altro, c'è un po' di più, sono un pochino più profondi, ci saranno diversi cambiamenti che dovrete fare in ciascuno di questi step. Per cui iniziamo subito. Il primo, molto velocemente, è il cellulare. Cosa intendo dire? Che sì, potrei parlare delle vostre distrazioni, ma sono sicuro che se ad oggi non siete produttivi quanto vorreste essere, perché l'80%, la causa dell'80% è il cellulare. Per cui ho già fatto video a riguardo su come diminuire l'uso del cellulare, sui danni dei social media. Molto velocemente, cosa dovete iniziare a fare? Dovete iniziare a creare dei momenti in cui dite ok, adesso posso utilizzare il cellulare, cioè posso utilizzarlo da mezzogiorno a mezzogiorno e mezza, posso utilizzarlo 30 minuti alla sera, posso trovare dei momenti in cui potete andare sul cellulare, cazzeggiare e al di fuori non lo utilizzate. Oppure, altre cose che ho già consigliato, molto brevemente, creare dei modi per far sì che il cellulare sia meno attraente, abbiate meno bisogno del vostro cellulare, per cui iniziate a sviluppare l'abitudine di spegnere il vostro cellulare. Il cellulare in questo momento è spento, non è spento in realtà perché mi deve chiamare una persona, ma è in un'altra stanza, quindi vi sto dicendo una cazzata, non è spento, però solitamente è spento. È in bianco e nero la maggior parte delle volte. Perché? Perché se quei colori lì catturano la nostra attenzione e ci fanno stare più tempo attaccati sullo schermo. I social li ho disinstallati, li utilizzo su Google. Tutta una serie di consigli che adesso non posso ripetere, non voglio ripeterli perché andate a vedere il video, però il cellulare sarà molto probabilmente la causa maggiore per cui voi procrastinate e perdete tempo. Per cui trovate dei modi per far sì che non vi rompa il cazzo, far sì che non vi distragga. Cellulare, primo step. Secondo, molto importante, io ritengo nella maggior parte dei casi che la qualità di una giornata sia in larga misura determinata dalla prima ora della vostra giornata stessa, Per cui per me è fondamentale sviluppare una routine da un'ora, anche meno, che mi permette di iniziare la giornata alla grande. La mia routine, mi sveglio, faccio le cose che devo fare, ovvero vado al cesso, poi inizio meditando 15 minuti, pianifico la giornata, mi faccio il caffè e porto fuori i cani. Questa è la mia routine. E deve essere una routine incredibile? No, il consiglio che posso darvi è non utilizzate il cellulare al mattino. La prima ora il vostro cellulare deve essere spento. Non bombardatevi di stimoli che vi fanno rilasciare dopamina subito inizio giornata, perché vi renderà meno produttivi, sarete meno motivati dalla giornata. Quindi prima ora, regola fondamentale, non utilizzate il cellulare. Compratevi una cazzo di sveglia se dovete svegliarvi, perché ma come faccio a svegliarmi? Siamo nel 2023, non siamo nel... non so in che secolo sono esistiti i cellulari e non le sveglie, penso in nessun secolo. Quindi comprati una cazzo di sveglia, trova delle soluzioni, crea una routine al mattino. E per piacere lo dico sempre, non createvi una routine come ho fatto io in passato di 2 o 3 ore, perché non serve un cazzo, non vi aiuta, è una masturbazione mentale, non vi rende più produttivi. Createvi una routine che è essenziale, dire ok, questo mi dà energia, questo mi permette di lavorare meglio, boom. Per cui la prima ora della giornata secondo me è fondamentale. Createvi una routine di 30-40 minuti che vi metta in un buon stato emotivo, calmi, energia e forza. Quindi può essere anche iniziare ad andare in palestra, non lo so. Routine al mattino fondamentale. Questo è un punto di cui tanta gente non parla e probabilmente non l'ho fatto neanche io in passato quando si parla di produttività, smette di procrastinare, ma la nutrizione ha tantissimo a che fare con quanto voi siete produttivi. Se voi vi sfondate a pranzo, state tranquilli che arriverà questo crash di nel pomeriggio, per questo che avrete voglia di andare a dormire, sarete letargici, ok? Per cui uno strumento che io utilizzo personalmente per essere più produttivo quando voglio aumentare la mia produttività è il digiuno intermittente. Cosa significa? Che io non faccio più colazione. Perché lo consiglio? O meglio, non lo consiglio perché per tanta gente può aiutare e sinceramente a volte lo faccio, a volte non lo faccio. Però dovete trovare degli alimenti che non vi facciano avere dei carichi di energia. Se io non mangio al mattino, sono molto, tipo stamattina non ho mangiato, ho preso giusto un caffè e sento copia energia, perché comunque dovete capire che quando voi mangiate il vostro corpo ha bisogno di energia per
quello che deve fare nello stomaco per digerire tutto il resto. Per cui nutrizione stessa cosa, magari non sfondatevi, oppure dico ok, mi sfondo alla sera quando finito di lavorare, mi sfondo a fine giornata così mangio delle porcherie e anche lì sono un crash, chi se ne frega, un calo di zucchero, non un calo di zuccheri, scusate, non so come viene il nome, però quando avete un calo di energia totale dopo che avete mangiato della merda, è lo stesso perché tanto avete già fatto tutto. Però se invece quello che a volte è quello che io sbaglio in primis, cioè mangio, magari mi mangio 3 etti di pasta a pranzo, cazzo è ovvio che dopo sono fuso, perché lì non, cioè, come faccio poi a mettermi lì seduto per 2 ore a concentrarmi a studiare qualcosa o a leggere o guardare un programma che devo imparare al computer? È impossibile, è veramente difficile come cosa. Posso anche prendere 5 caffè, ma comunque non mi farà bene e avrò comunque un calo di energia. Per cui cercate di dire quali sono quegli alimenti che mi danno energia. Personalmente un alimento che cerco di consumare più possibile, nonostante non mi faccia impazzire, è il fegato. Il fegato mi sembra che è proprio l'alimento con più nutrienti al mondo. Io ne mangio, non mi piace, sinceramente non mi fa impazzire perché ha un sapore un po' particolare, però è qualcosa che mi dà energia anche durante la giornata. Oppure, come ho detto, digiuno intermittente. Se volete essere più produttivi, provatelo, vedrete che magari avrete più energia, vi dovete solo abituare. Un'altra cosa che faccio, voglio fare colazione? La faccio con 1 litro di latte e basta, perché mi sono reso conto che 1 litro di latte sono tutte calorie liquide fondamentalmente, sono 600 calorie, 650 calorie, che mi va benissimo, sono 30 grammi di proteine, quindi ora non voglio entrare nella roba del fisico, muscoli e cazzate varie, però non mi dà quel crash successivamente, non ho questo calo di energia. Per cui nutrizione è molto molto importante e spesso, come ho detto, nessuno ne parla per quanto riguarda quanto siete produttivi. Perché voi potete dire sono produttivo, 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 ma se non avete energia, se siete lì morti, è difficile essere così produttivi. Planning, questo non devo neanche stare a dirlo, spero, ma una cosa devo dirvela. Perché se tanto voi volete essere produttivi ma non pianificate la vostra giornata, che cazzo state facendo? Cioè, sinceramente, ci prendiamo per il culo. Cioè, è come dire, voglio creare un fisico pazzesco, ma non ho voglia di andare in palestra. Se volete raggiungere, volete essere produttivi, volete smettere di procrastinare, dovete aver pianificato almeno la vostra giornata. Per cui, quello che vi chiedo ora è mettetevi lì, pianificate la vostra giornata. Ma successivamente, dato che non finisco qua, lo step ancora più importante è pianificare anche a lungo termine. Innanzitutto la settimana, dovete pianificare le vostre settimane. Nessuno pianifica la propria settimana. Nessuno. E come pianificate la vostra settimana? Guardate i vostri obiettivi a 90 giorni. Ho un obiettivo a 90 giorni di fare guadagnare X. Ok, cosa devo fare questa settimana per avvicinarmi a questo obiettivo? Quali sono i risultati chiave che devo raggiungere? Quindi pianificazione giornaliera e settimanale. Settimanale è ancora più importante, fondamentale secondo me, quella che mi permette di essere veramente produttivo. Passiamo al quinto, è l'ambiente. Dovete creare un ambiente in cui vi sia sia più semplice possibile lavorare. Per cui se qua faccio un altro esempio, come fate a far sì che voi quando andate a letto dormiate molto più facilmente? Semplicemente il letto è atto solo a quello, per cui se voi mettete lì e state durante la giornata, dopo pranzo magari, un'ora al cellulare sui videogiochi a letto, quando andrete a letto il vostro cervello non saprà se dovete dormire o andare sui videogiochi. Ok? Per cui stessa cosa per quanto riguarda, ok, lavoro focalizzato, voglio lavorare 1 ora e mezza, non potete stare in camera vostra se la vostra scrivania, la vostra camera è piena di merda. Ok? Perché? Perché sarete distratti. Per questo il consiglio che vi do è create un ambiente in cui lavorate e basta, in cui il cellulare non deve entrare. Faccio esempio, decidete che la vostra scrivania sarà il luogo di lavoro, va bene? Da quel punto in poi, quando vi sedete a quella scrivania, e quando entrate magari anche in quella camera addirittura, l'unica cosa che fate è lavorare. Lavorare, lavorare, lavorare. Il vostro cervello capisce che quella stanza è fatta sì per disconnettersi da tutto il resto e lavorare basta, focalizzarsi solo sul lavoro. Create un ambiente, può essere anche più di un ambiente. Per cui dite, tipo faccio un esempio, in questo caso questa stanza qua per me che cos'è? È l'ambiente in cui faccio i video. Se devo fare un lavoro focalizzato da 1 ora, 1 ora e mezza in cui devo scrivere e ragionare, per me è giù di sotto, alla scrivania, sto in una scrivania, tra l'altro sto in piedi lì, scrivo lì, mi metto delle cuffie e lavoro su questo. Sono due ambienti diversi che però mi portano a, in ogni ambiente sono più focalizzato e so che in quell'area di lavoro io devo fare una determinata cosa. Per cui create il vostro ambiente e consiglio,
dato che non l'ho detto, l'ho fatto intendere, il vostro ambiente deve essere pulito e ordinato, perché se il vostro ambiente, se io mettessi adesso a lavorare sulla scrivania per un'ora e mezza, ma è tutto pieno di merda, io so che renderò molto meno, perché sarò distratto, perché comunque un ambiente disordinato è segno, è conseguente a una mente disordinata, per cui non va bene come cosa. Ambiente pulito, fondamentale. Per questo che io prendo sempre 5 minuti di tempo per pulire il mio ambiente quando devo iniziare un determinato tipo di lavoro. Sesto punto, fondamentale secondo me, e il settimo vi darò alcuni libri che mi hanno aiutato a essere molto più produttivo. Sesto punto sono i blocchi di tempo. Cosa intendo dire con blocchi di tempo? È un concetto che se lo iniziate ad applicare vi cambierà la vita. Blocchi di tempo sono dei blocchi in cui lavorate e basta. Possono essere 30 minuti, può essere un'ora, 90 minuti, 2 ore, quello che è. Consiglio non meno di 30 minuti. Però se, faccio un esempio, dovete fare un progetto, ok? Create dei blocchi di tempo, in cui quei blocchi di tempo voi lavorate su quel progetto e basta. Dovete studiare per un esame? Ok, studio per un'ora e poi mi faccio 30 minuti di cazzeggio, ok? È molto meglio fare questi blocchi di tempo piuttosto che dire studio per 3 ore, ma sono costantemente circondato da gente che mi chiama, cellulare che fa bip bip bip, tutte queste cazzate qua. È meglio fare un lavoro focalizzato, quello che appunto vi dirò il libro dopo, un lavoro deep work, lavoro profondo, in cui non ci sono distrazioni. Se io mi metto qua a registrare i miei video, il mio cellulare è lì, ma l'ho messo in modo che, cioè dietro questa roba qua, in modo che io non lo veda, non lo possa sentire, se non appunto perché mi chiami questa persona, come ho detto prima. Altrimenti il mio cellulare non lo vedo, non so dove sia, non voglio sapere che notifico, ho tolto internet. Sono qua, mi sono preso un'ora, un'ora e mezza per registrare video. Una volta finito questo, basta, finita la mia ora e mezza, boom. Prima mi sono messo lì e ho detto, ok, programmiamo i video, come ho detto, ero in un altro ambiente, ho fatto un lavoro profondo, deep work, blocco di tempo, ho detto, perfetto, timer di 40 minuti, mi sono messo lì e ho programmato i video. Vedrete che questa cosa vi aiuterà, per cui se soprattutto magari andate all'università, queste cose avrei voluto saperle io quando andavo al liceo, però se voi, vi assicuro che studiare un'ora senza distrazione, un'ora di studio focalizzato è meglio che 3 ore star lì distratti, però ve lo assicuro, ve lo giuro, io faccio e vedrete anche voi, farete molto più lavoro in un terzo del tempo di focus piuttosto che nel triplo, ma cazzeggiando, avendo distrazioni accanto. E per cui sviluppate questa mentalità del blocco di tempo, create dei blocchi di tempo durante la giornata in cui dite, ok, mi dedico solamente a questo risultato. Quindi questo mi porta all'ultimo, che sono le risorse, ovvero dei libri che io vi consiglio, che vi aiuteranno magari, lo dico perché forse ho fatto una cazzata a mettere questo punto, perché so già che la maggior parte della gente ha già tutto quello che gli serve sapere, però dirà, no, adesso devo andare a leggere il libro perché almeno, no. Iniziate a mettere in pratica sta roba, poi magari vi comprate un libro e ve lo leggete, oppure ci sono anche gli audiolibri in inglese, magari in italiano, non so se in italiano ci sono, su YouTube, ve li ascoltate magari quando, a fine giornata, oppure quando guidate, quando fate un altro lavoro manuale in cui potete ascoltare qualcosa, perché ricordatevi, la lettura non deve diventare una masturbazione mentale, perché se dite, no, devo leggere prima questo libro, altrimenti non sarò così, vi state prendendo per il culo. Iniziate a mettere in pratica queste cose, poi magari dite, ok, ho guadagnato, grazie a questi strumenti ho guadagnato un'ora in più al giorno, in quell'ora lì mezz'ora la dedico alla lettura di questo libro. E quindi, i libri quali sono? Sono 3 libri che a me hanno aiutato tantissimo. Uno, la regola dei 5 secondi, questo per smettere di procrastinare, di Mel Robbins, mi ha aiutato molto. 2, deep work, quindi il concetto che parlavo prima, blocchi di tempo, il lavoro profondo, sviluppare la capacità di focalizzarvi per più tempo, per un tempo di 30, 60, 90 minuti, 2 ore, 4 ore, ok? Deep work lo consiglio assolutamente. E infine, l'ultimo è Atomic Habits di, non ricordo di chi, ma in italiano si chiama Piccole abitudini per grandi cambiamenti, nome cringissimo, Atomic Habits è 100 volte meglio, però si chiama così. E perché questo? Perché vi darà dei consigli, perché mi ha aiutato, a sviluppare nuove abitudini più facilmente e a soprattutto a eliminare abitudini che ad oggi vi limitano, quindi magari anche legato all'utilizzo del cellulare. Per cui
Io vi auguro delle cose, spero di avervi dato una mano a smettere di procrastinare per sempre e essere più produttivi, perché come ho detto, come utilizzate le vostre ore determinerà l'andamento della vostra giornata. L'andamento della vostra giornata determinerà l'andamento della vostra settimana, del vostro mese, del vostro anno e quindi di conseguenza la vostra vita. Per cui iniziate da oggi a dire come posso migliorare la qualità, la mia gestione del tempo. La risposta, sapete qual è la prima risposta? Pianificate, iniziate a pianificare. Io vi auguro tante belle cose, passate una migliore giornata, state bene, ciao.